Allora sta per iniziare il secondo appuntamento di giornata di questa settimana 11 della 24esima edizione della Sbordone League. La partita tra Nevano e Stella Rossa è iniziata, come ho detto, il secondo appuntamento di giornata, mentre sull'altro campo si sta per decidere la vincitrice del girone di Under. Infatti, come vedete, infatti adesso i Porta Pest sono campioni di Under League, che hanno battuto i ragazzi di Yoga Mates, quindi decisa la capolista. Qua invece discorso inverso, si gioca per le ultime posizioni di classifica, visto che la Stella Rossa è a 0 punti, mentre invece i Nevano hanno solamente un punto in più. Nevano che settimana scorsa hanno avuto un picco dopo aver giocato bene. Hanno perso per 3-2, ricordo bene. Invece l'ultima apparizione della Stella Rossa è una sconfitta molto larga, se la memoria non mi inganna, contro i Gunners. Comunque, detto questo, andiamo a leggere subito le formazioni dei ragazzi in campo e partiamo dai Nevano, che si presentano non con Capasso tre pali, questa volta ci sarà direttamente per tutta la partita Otranto, poi Capasso Romano e Antonio Capasso in difesa, con Bocchetti che parte titolare. Poi Romano, centrocampo con Crispino, Rocco e Nicola, Patricelli, e in panchina c'è Parente, Albanese e Capasso, mentre invece per la Stella Rossa in porta c'è Martinez, poi Daniel Mengevar, Didier, Ugo Sosa e Ughito, il figlio, Riccardo Martinez, Alex Palacio, Murillo, Pineda, Maurizio e Cayagas. Rimessa laterale per i Nevano, pronto Bocchetti. Va lunga. Ci arriva Patricelli. No, dai. Rimessa ancora per i Nevano. Ancora Bocchetti. Crispino. Didier gira di là. Martinez in da dietro, Patricelli recupera la palla quasi, gira ancora indietro, Didier, palla lunga, Crispino recupera, deve andare di forza, si appoggia a Romano, palla fuori, Ugo, si va da Didier, Crispino punta, ancora Crispino, si appoggia a Patricelli, la parata di Martinez, ancora Patricelli, Martinez la fa sua, appoggia a Sosa,
Palla che arriva a Murillo, ancora Murillo. Calcio d'angolo. Maurizio, palla in mezzo, attenzione! Sta dal fondo. Crispino. Attenzione, recupera Ughito. Poggia ad Ugo, di punta da Martinez. Ancora Martinez, non molla. Vai forte in mezzo. Otranto, il calcio d'angolo. Tanto come ho detto, i Porta Pesta hanno vinto il girone di Under League. Murillo, c'è il fallo. Mentre invece adesso si è iniziato anche l'altro appuntamento, che Scimmialand contro RSG Gunners. Ugo, finta in mezzo alla DDR, non arriva la palla a Martinez. Ancora Pasio. Lancia lungo. Murillo non ci arriva, Otranto va subito da Bocchetti. Crispino un po' in difficoltà, Ugo. Attenzione, Murillo ne approfitta, Otranto. Ancora Murillo. Bravo Otranto su questa situazione. Messa con le mani per Inevano. Ottima occasione qua per Murillo. Ho detto bravo il portiere di Inevano in questa situazione. Romano Patricelli. Attenzione, Didier recupera. Crispino anche, può partire Rocco. Ancora Rocco, porta palla al piede, punta, tira, deviato, c'è Nicola, fatto ingolosire, tirato questo a sinistro ma molto largo. Didier, attenzione, pressing di Nicola, non molla Didier, riesce a passare con un numero, ancora Didier, si va da Palacio, morbida in mezzo, c'è che cerca passo di testa, Murillo non molla, la palla che esce, rimessa ancora a Nevano. Patricelli, Murillo gestisce da dietro, appoggia a Palacio che punta e va in avanti, la palla che arriva a Martinez. Punta anche lui, riesce a superare Capasso, va in mezzo, ci sarà calcio d'angolo. Palla in mezzo, di testa, arriva il gol di Murillo. 1-0 per la Stella Rossa. Gol di Murillo. Quindi vantaggio su questa situazione, gol di Murillo. Romano, va in avanti. Arriva Nicola. Maurizio recupera, appoggia a Ugo. Sai che lui è il figlio di lui? Stanno giocando padre e figlio, sai? Ugo e Ughito. Murillo. Maurizio cambia lato. Appoggia Didier. Va centralmente da Murillo, arriva Crispino, va in avanti, la palla che arriva a Nicola, ancora Nicola, la mette giù bene, finte, si gira di là da Romano che può andare in porta, traversa, Patricelli non molla, sfortunato qua il Nevano che prende questa traversa, molto pericolosa. Posto? Didier,
Muriglio di testa per Martinez, velocissimo. Otranto. Otranto va con le mani, i piedi. Rocco va da Patricelli. Palacio. Poi Maurizio. Ancora Maurizio in buca. La palla che arriva a Ughito. Non ci arriva. Rimessa per Bocchetti. Muriglio intercetta, si va da Ughito, ancora porta palla al piede, Crispino è bravo a buttargliela fuori, rimessa ancora per la Stella Rossa che non molla, Palacio, anzi è Ughito, Ugo, era Ugo, cambio, e pronto Bernardo Capasso, sbaglia la rimessa, arriva palla a Ugo che tenta quasi in porta. Facile presa però dentro. Crispino, parente di Dier di testa, arriva Patricelli, non ce lo stop bene. Ughito, palla fuori, rimessa ancora per la Stella Rossa. Palacio. Ughito sbaglia lo stop, rimessa ancora per Inevano con Crispino che punta, calcio in porta deviata, angolo, ci sarà calcio d'angolo, pronto a battere Patricelli, palla in mezzo, ancora calcio d'angolo, no, rimessa dal fondo. Va Palacio, di testa Romano, Crispino, ma c'è Ugo che intercetta e calcia. Calcio d'angolo. Calcio d'angolo, quindi. Martinez, ancora, in mezzo, più un tiro che un cross. Messa dal fondo. Palla in mezzo, Albanese, attenzione, rischio, ancora di Dier da Ughito, c'è Palacio che va in mezzo, di testa, parente di Dier di petto, Ughito, attenzione, palla fuori, Crispino, va in avanti, Martinez copre, Albanese non molla, laterale, la palla che non esce, ma esce ora, ancora rimessa per la Stella Rossa, tu non hai ghiaccio, non giochi. La caviglia. Ah. Fortunio per Chiacchio, attaccante di Nevano, non c'è Capasso tra i pali, come detto, poi chi manca più? Ancora rimessa per Nevano, Patricelli, ancora la palla che non arriva Nicola che fa fallo. Ancora Palacio di qua. Daniel, Ugo, parente con un ginocchio. Quella che era Crispino che punta, poi calcia in porta la manona di Martinez. Che parata dell'estremo difensore dei... della Stella Rossa. Va Nicola, palla in mezzo, ancora Nevano con questa rimessa con le mani. Capasso pronto ad andare. Crispino, ancora Bernardo, palla d'Albanese, parente si coordina e calcia, alza questo campanile.
Martinez si appoggia a Palacio, palla lunga, Martinez che aggancia bene, ancora col Sini, col destro si appoggia a Muriglio che non riesce a calciare in porta. Ottima occasione qua per la Stella Rossa che non riesce a concretizzare il vantaggio. Questa occasione, palla che arriva a Nicola, ancora Nicola, palla in mezzo, Martino arbitro dopo. Ma si può chiamare arbitro, arbitro, arbitro. Parente, ancora Rocco, punta, calcia in porta, ancora Martinez, calcio di rigore, quindi c'è stato il tocco sulla linea, quindi grande gesto di Ugo che ammette questo fallo, la sportività, quindi calcio di rigore. E andrà Crispino, Rocco. Martinez tenta di... E c'è il gol di Crispino! Martinez aveva tentato di farlo distrarre, ma Crispino non l'ha mai guardato in faccia. E ha segnato l'1-1. Quindi pareggio dei Nevano con il solito Rocco Crispino. Crispino recupera e calcia in porta, palla fuori, rimessa al fondo, battuta parente di testa, palla a Nicola, ancora Crispino non molla col fallo, guarda bene in aria per tentare qualsiasi situazione pericolosa, abbassa, cercato Crispino intanto di qua, Muriglio col pallonetto, si è fatto male Otranto, attenzione, Otranto un po' acciaccato. Crispino non passa, Daniel ancora da Muriglio, non molla Muriglio nemmeno parente, rimessa per Rinevano, lui è di Latina, lui è latino, dico fatti vedere, pronto parente, va lunga, Didier aggancia, Ugo calcia. Il meme, Memo, Memo Ciò si chiama. Speriamo che non giova Arnaldo oggi. Grazie, fratello, la padula. Mario! Calma! Romano! Ugo, è dappertutto. Martinez! Ancora! Azione parente, la colpisce sgridolandola, c'è rimessa per la Stella Rossa, palla in mezzo di testa per Martinez, ma c'è Capasso, Martinez di forza per il nuovo sorpasso della Stella Rossa, Cafarbio Martinez riporta i suoi sul 2-1, va Crispino, palla lunga di testa Bernardo, finisce qua il primo tempo, allo scadere la Stella Rossa si riporta in vantaggio di nuovo e tra poco, quindi inizia il secondo tempo con questo tiro di Ugo e la parata di Otranto, parente Maurizio, in qualche modo arriva Romano, ancora di dire che non molla, guardi dire centralmente in buca Muriglio, ci arriva rimessa per il Nevano,
Crispino Patriciello. Vada Crispino velocissimo, riesce a girarsi. Daniel alza di testa, ancora però Palacio, anzi è Ugo. Gioca bene qua la Stella Russa con Ugo che gira di qua da Maurizio. Che azione della Stella Russa, 3-1 di Maurizio. Gran gol di Maurizio, 3-1 per la Stella Russa. Tocco, si va da Patriciello. Che punta. Tira, tira. Ancora Patriciello, attenzione, rimpallo Martinez. Murillo. Crispino recupera, va in avanti. E ancora Stella Russa. Daniel. Patriciello punta, ancora Patriciello. Entra in area col sinistro. Maurizio recupera. Ancora Didier. Neocco recupera. C'è fallo. Pronto Rocco. Solamente in due in barriera. A Crispino di forza. Martinez. Si fa trovare pronto. Grande giornata del portiere capitano della Stella Russa. Palla in avanti. Attenzione. Dobbiamo dire addio agli occhiali di Parente. Come ho detto addio agli occhiali di Parente. Ti affida la panchina. Bernardo. Crispino. Non molla Rocco. È Murillo. Didier di forza. Parente spazza. Martinez. Ugo va in porta. Parente. Crispino. Ancora Nicola. Tre a uno per la Stella Russa. Sì, sì. Ugo. Ancora Ugo, non molla. Martinez. Ancora Martinez, va in porta. Può partire Romano. Ma lo chiude il solito Maurizio. La butta fuori. L'esperienza. Capasso. Crispino ancora da Capasso. Si va da Romano, ma c'è Maurizio ancora. Palacio va in avanti. Parente che intanto ha aggiustato gli occhiali. Tecnico Bocchetti. Con l'aiuto di Bocchetti. Palla fuori. Calcio d'angolo, quindi pronto Nicola a battere. Pochi in aria per Linevano. Va in mezzo. Ancora Nevano, palla in mezzo. Arriva Romano di testa. Non riesce a coordinarsi bene. Palla lunga, Ugo aggancia. Bravo Tomi. Parente guadagna anche questa rimessa. Va lunga.
Va a Palacio. Palla a Murillo. Gli autolancia, ma c'è Otranto in vantaggio. Parente, palla un po' pericolosa. Didier recupera, ancora Didier, cambia lato. Ancora Romano. Sterza, ma c'è Martinez. C'è il fallo. Batte subito. Ugo calcia! E fa un golasso. 4-1. Super gol di Ugo. Tanto Crispino tenta. Là fuori. Palacio lancia ancora lungo da Ugo, che aggancia e butta in mezzo. Di testa! Ancora pericoloso. Va Parente, sbaglia. Palacio. Alza questo campanile. L'impalo che favorisce Ugo col pallonetto. Doppietta di Ugo. 5-1. Quindi 5-1 per i ragazzi in casacca gialla. Capasso si appoggia a Romano. Palla che arriva a Patrice, a Crispino che si coordina. Finita la tua partita? Sì. Perché? Perché devo partire, io non vivo qua. Ah, quindi salutiamo Parente, fa un saluto allo Sbordone. Ciao. Invio intanto. Arriva Rocco. Didier ancora non molla. Martinez. Palla fuori. Attenzione. Palla che sembrava morta, stava quasi per entrare, quindi calcio d'angolo. Palla in mezzo, Didier, ancora Didier, si va da Martinez, in mezzo Murillo per il 6-1. Incredibile doppietta anche di Murillo. Grande Murillo, ancora Murillo. Romano, Brian recupera, non ci arriva Martinez che quasi distrugge la rete. Ancora Martinez, Crispino svirgola. Pronto Palacio. Didier, palla fuori, rimessa ancora per la Stella Rossa. Pronto Palacio, palla che passa, parata di Otranto. Brian, arriva Martinez, attenzione non molla Nicola, rischio,
la Stella Rossa se ne esce bene con Didier. Fallo. Ughito. Murillo. Azione. Romano. Martinez recupera e riesce a sgusciare. Brian. Fallo. Palla forte, Albanese in qualche modo fa fallo, prende con una mano. Va Palacio. Palla lunghissima, Otranto. In qualche modo, calcio d'angolo. Pronto Martinez. Palla bassa a Didier. Nicola. Arriva Brian. Punta. Si appoggia a Martinez che... Vada Brian, se la firma là, ancora Martinez. Ughito. Palla fuori. Rimessa ancora per Martinez. Va dietro da Palacio. Finta e va. Didier. Ancora Didier. Spina in qualche modo, va da Nicola che anticipa, si gira, ancora Nicola, arriva Ughito, Brian, Palacio va in avanti, palla a Murillo, con un numero Murillo, velocissimo, non molla, ma c'è Bocchetti, che usa il fisico. Crispino. Palla subito da Ughito. Capasso non molla, ma c'è Martinez. Palla a Palacio che va in avanti. Crispino intercetta. Ancora Rocco. Sì. Eh? Di testa di Dier Marco Russo. No, non serve, non posso. Boca Junior Baretti. No, qua. Questo sarà Boca Junior, sarà che la la. Ah, sì, sì, sì. Rocco intanto Patricelli non tira col sinistro, se la porta sul destro. Calcio d'angolo. Patricelli, palla in mezzo. Rimessa con le mani. Attenzione, arriva Nicola. Attaccante biondo. Patricelli. Sì, sì, sì. Ancora Patricelli non molla. C'è fallo. Pronto Nicola. Va Nicola, palla fuori. Ughito recupera, Martinez non molla. Ancora Martinez. Forte calcio d'angolo. Però penso le ricicina a te l'ultima partita, ma va a me lì. Va Martinez direttamente da Palacio. Che finta e va. Punta ancora Capasso.
Patricelli può andare, attenzione ancora. Crispino. Finta. Ancora Rocco. Patricelli. Vada Rocco. Palla bassa, palo. Sfortunato qua in mano. Crispino. Rigore. Stavo così. Era figata, bro. Calcio di rigore, quindi. Quindi calcio di rigore, di nuovo Rocco sulla palla. Che sta succedendo? Quindi 5-2, così. Finita. Sta per arrivare il fischio. In questo momento vince la Stella Rossa per 5-2. Per 6-2. Allora siamo qua alla fine della partita tra Nevano e Stella Rossa. Partiamo prima da te, Bocchetti. Allora, che dire, state ancora un punto dopo comunque vari accenni di ripresa, ma come detto la settimana scorsa siamo sempre là. Il problema è che non riuscite a gestire forse la pressione. Oggi mancavano anche un po' di persone, sì, degli elementi come Capasso tra i pali, che poteva gestire un po' con Otranto, oppure Seta anche, come sì, ho detto prima. E cosa manca a voi per questi primi tre punti? Diciamo che comunque essendo il primo anno un po' me lo aspettavo anche una prestazione del genere. Comunque si è visto che siamo stati presi un po' impreparati. Siamo un po' impreparati, abbiamo recuperato un po' in realtà anche la forma e, con l'andare del campionato, diciamo, siamo un po' ripresi. Ovviamente non è arrivata la vittoria, però diciamo in campo si è visto. Oggi abbiamo giocato abbastanza male, cioè, a essere onesti. Poi vabbè, c'era un po' di screzzi in campo. Sono cose da campo. Sì, succede. Però vabbè, ci proveremo magari a prendere posizioni più alte nel prossimo campionato. Grazie a Bocchetti. Andiamo da padre in figlio. Padre e figlio insieme. Allora, migliore in campo per me sei tu, Ugo. Grazie. Hai deciso questa partita. Hai anche detto che c'era rigore là da grande sportivo. Ti devo fare i miei complimenti. Deve essere così, deve essere sempre così, perché che posso dirti, è stata una bella partita oggi. Tutti abbiamo funzionato insieme come una macchina dentro della camera che del calcio. E posso dirti, sono ringraziato con voi pure. I miei amici si hanno comportato bene. Ma mi dispiace quello che è successo. Sono cose che succedono in campo. È parte sì, del calcio. Quindi adesso se forse tu non lo sai, siete i primi tre punti di stagione che arrivano, che fanno ben sperare forse sono benvenuti per l'Europa che andrete a fare. E con questo fa un saluto dalla GAM, un saluto dallo Sbordone League, alla prossima giornata, ciao e ciao.